Dal 17 giugno al 1 ottobre la scultura in tutte le sue forme sarà la grande protagonista dell'estate carrarese, grazie all'evento White Carrara, il cui tema sarà Still Life, marmo vivo in trasformazione, che collegherà la scultura con la fotografia. Per l'edizione 2023 la manifestazione cambierà volto, affidandosi al nuovo curatore, Claudio Composti, e creando la cornice artistica della città, in cui per oltre 3 mesi prenderanno vita tutti gli eventi del centro. Questa nuova sfida che ho accettato con grande piacere, dal 17 giugno al 1 ottobre, che coinvolge 7 scultori e 5 fotografi esposti a Palazzo Binelli. Per tutta la durata dell'estate e per la prima volta fino a ottobre permetterà di far conoscere questa splendida città, la tradizione delle cave e degli artisti nazionali e internazionali già conosciuti. Il progetto, nato da un'idea di Cinzia Compalati, coinvolgerà il centro storico, portando nelle strade e nelle piazze le opere di scultori nazionali e internazionali. Carrara ha una grande tradizione nel campo della scultura, basta pensare alle biennali di scultura, ai simposi che l'hanno caratterizzata per decenni. L'idea di concentrarci proprio su questo media è quello appunto di riportare il focus su quello che di più è la nostra identità produttiva. Entusiasta Gia Dazzi, assessore alla cultura, per l'occasione culturale offerta da White Carrara per dare risalto alla scultura, arte che ha reso Carrara famosa nel mondo. Abbiamo fatto delle scelte che spero possano, come dire, ripagarci anche del coraggio che abbiamo avuto. La parola d'ordine di questa White sarà proprio visibilità e ci auguriamo che con il nuovo direttore ci siano occasioni anche esterne di portare interesse per la manifestazione e per la città tutta.